Ciao ragazzi, in questo video parleremo della rimappatura della centralina elettronica. Che cos'è la rimappatura? Fondamentalmente è la riscrittura del software che si trova all'interno della nostra centralina. Perché facciamo questa cosa? La facciamo fondamentalmente per ottenere più potenza, per personalizzare il comportamento dell'auto in base ai nostri gusti e alle nostre necessità, oppure lo facciamo quando abbiamo sostituito dei componenti importanti, si pensi ad esempio alla turbina, e quindi chiaramente con il programma di serie l'auto non andrebbe bene. Abbiamo necessità di andare a personalizzare in maniera molto specifica il funzionamento della centralina. Facciamo un passo indietro. Cos'è la centralina? La centralina è un po' la testa della nostra auto che riceve degli input da dei sensori e opera delle azioni per mezzo degli attuatori, quindi riceve dei segnali e fa delle cose, ok? Rimappando la centralina, noi semplicemente andiamo a cambiare il modo in cui la centralina fa delle cose a parità di segnale ricevuto, ok? Prima della mappatura arrivava un segnale, la centralina si comportava in modo A. Adesso arriva lo stesso segnale, la centralina si comporta in modo B, ok? In estrema sintesi, questo è quello che significa rimappare la centralina. E se vi avevo detto in un precedente video di fare attenzione quando scegliete un modulo aggiuntivo, fare attenzione da chi lo comprate, che sia un'azienda seria, un rivenditore serio, questo consiglio è ancora più importante quando scegliete di rimappare la centralina. Perché? Perché se questa modifica viene fatta male sono guai molto seri, ok? Però ci sono fortunatamente tantissime aziende, tantissimi preparatori che insomma sanno benissimo quello che va fatto. In un prossimo video analizzeremo dettagliatamente i pro e i contro del modulo aggiuntivo e i pro e i contro della rimappatura della centralina elettronica. Quindi continuate a seguirci, grazie, ciao, a presto!